credo che non l'avete in Italia. Dopo oltre 2 anni di attesa sono state finalmente riaperte questa mattina presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania le nuove cucine. Uno spazio moderno ed efficiente dove saranno preparati i pasti non solo per i degenti del presidio ospedaliero di Vallo, ma per tutti gli ammalati ricoverati nelle strutture del Cilento, Golfo di Policastro e Vallo di Diano. Ad inaugurare i nuovi spazi questa mattina anche il direttore generale dell'ASL di Salerno, Gennaro Sosto, accompagnato dal direttore amministrativo dell'ASL, Sergianni, a fare gli onori di casa, il direttore sanitario Adriano De Vita, il direttore amministrativo dell'ospedale San Luca, Andrea Giannattasio e il dottore Dino Liguori, direttore sanitario del DEA Eboli Battipaglia Rocca d'Aspide, presente questa mattina quale responsabile del contratto. Sì, abbiamo puntato su questo lavoro, sul ripristinare un servizio che era essenziale, necessario anche per dare qualità all'utenza, e siamo arrivati alla conclusione di questo bel percorso. Questa mattina riattiviamo le cucine, per noi un segnale di rinascita, di ripresa delle attività per come dovevano essere, perché abbiamo fatto un grosso investimento e adesso completeremo l'opera oggi e dai prossimi giorni saremo operativi. Ecco, direttore, un importante segnale questa mattina, ridiamo alla struttura sanitaria le proprie cucine, quindi miglioriamo anche la qualità della vita dei tanti lavoratori addetti proprio a questo settore, un segnale di attenzione, di grande attenzione verso questo ospedale che ahimè però deve fare i conti con una grave carenza di personale, occorrono risposte concrete. Guardi, a me piace dire che diamo un servizio all'utenza, più che ai nostri operatori, che devono lavorare in maniera dignitosa, devono lavorare in ambienti congrui, devono lavorare in ambienti che siano confacenti a quelle che sono tutte le tutele e le sicurezze, ma soprattutto la nostra mission è quella di stare qui a pensare a quelli che sono gli utenti dei nostri ospedali, che già vivono una condizione di disagio perché sono in condizioni di salute precarie se si trovano qui. L'aspetto del comfort alberghiero diventa un aspetto fondamentale, importante da curare, e da questo punto di vista l'investimento che abbiamo voluto fare proprio cercare di rendere la loro permanenza, che speriamo sia la minore possibile, però renderla idonea, in congrua e il meno impattante dal punto di vista anche psicologico.